Di nuovo bentrovati ragazzi a tutti voi, terzo video della giornata. Mentre siamo in attesa di sapere l'esito dell'incontro tra Sarri e Lotito, questo chiarimento, questo allineamento legato alle strategie di mercato. Noi ci facciamo un'altra chiacchierata che verte su quella che dovrebbe essere la potenziale trattativa numero 2 in questa sessione di mercato della Lazio. Partiamo con la nostra intro. Bentrovati ragazzi, bentrovati a tutti voi, vi ricordo che in descrizione a questo video e a tutti gli altri presenti su questo canale trovate tutte quelle che sono le indicazioni e i riferimenti principali del nostro canale. Allora, ragazzi, detta proprio alla romana, Asu, che devi fare? Ecco, perché sembrerebbe che è il giocatore ad essersi preso una pausa di riflessione. E al contrario di quello che abbiamo letto nelle precedenti puntate, mi verrebbe a dire così, perché la gestione Lotito è contornata da telenovele. È contornata da telenovele e questa qui di so, nel bene o nel male, sarà annoverata tra queste. Tornando a noi, inizialmente sembrava che ci fosse stato un inserimento del Siviglia ed è vero. Oltre che del Napoli, un inserimento del Siviglia sul giocatore. Il Napoli più timido a livello di sondaggio, il Siviglia più deciso a livello proprio di concreto interessamento per il calciatore. Ma c'è un problema. Il Siviglia ha puntato sul fatto di offrire di più rispetto a quello che la Lazio offre a Sò, siamo sui 2 milioni e mezzo di euro. E chiaramente Sò. Quanto mi dai di più? 500.000 euro all'anno? Ci faccio un pensierino. Ma c'è un problema che il Siviglia non può fare acquisti, è proprio incasinato a livello economico, sta cedendo tutti per cercare di sanare il più possibile la sua situazione. E quindi non può in questo frangente chiudere la trattativa. Quindi la situazione è bloccata. Per questo so che preferirebbe il Siviglia per una situazione prettamente economica, ha preso tempo con la Lazio, ma stiamo al 31 luglio. È una settimana che la Lazio ha chiuso per Sò. C'è un fattore che va a favore della Lazio, e cioè il fatto che chiaramente l'Eintracht guarda le tasche proprie. Chi gli dà più garanzie di pagamento tra Lazio e Siviglia? Ovviamente la Lazio. Ed è proprio per questo che l'Eintracht, a differenza di quello che molti potevano aspettarsi, è sempre stato molto lineare in questa trattativa. Tant'è vero che stiamo parlando di una trattativa lampo che tra le società si è chiusa in meno di mezza giornata. Viste le tempistiche della Lazio, ragazzi, stiamo a parlare del miracolo. L'Eintracht, fatta questa premessa, è completamente a favore della Lazio, è assolutamente per chiudere la trattativa con la Lazio. Il problema lo sta creando il calciatore che si è preso tempo, non sappiamo quanto tempo si sia preso. Io mi auguro, sto video molto probabilmente lo pubblicherò alle 15. Mi auguro che quando uscirà questo video, faccia trapelare qualche cosa, dia qualche notizia, perché insomma questo immobilismo della Lazio sul mercato, un po' soprattutto per colpe proprie, lo dico tra parentesi, un po' per colpa altrui, ragazzi, cerchiamo un attimino di fare chiarezza e di decidere quello che vogliamo fare della nostra vita. Ecco, io lo ribadisco, ve lo dico subito, chiaro e tondo, a me questo già non mi sta simpatico. Ma ve lo dico proprio subito, a me già uno che ha titubanze a venire a vestire la maglia della Lazio, a me me va sulle scatole. Ve lo dico proprio sinceramente, proprio, ma proprio facile, facile, facile. Quindi,
Mi auguro che venga la Lazio, mi auguro che mi faccia ricredere, perché quello che conta non è che mi stia simpatico o no. Sapete quanti giocatori della Lazio non potevo vedere, non reggevo, non sopportavo, però poi in campo li incitavo perché davano l'anima per la Lazio. Ecco, con So sicuramente andrà così. Però di mio, di base, a me sto giocatore già mi sta sulle scatole. Non vuoi venire alla Lazio? C'è qualche minima titubanza? Mi stai già sulle palle. Ecco, scusate il termine forte, però ci sono momenti in cui ci sono una parolaccetta o comunque un termine un po' più marcato esprime alla perfezione lo stato d'animo di una persona. E io vi dico la verità, ora soprattutto che Sarri sembrerebbe essersi convinto anch'esso a prendere sto giocatore, solo per questo motivo voglio che si dia una mossa e si sbrighi a diventare un giocatore della Lazio. Vi dico la verità, non appena è arrivata la voce dell'acquisto di Sola la scorsa settimana, avevo anche ipotizzato la caramellina che mi stava andando di traverso, avevo anche ipotizzato che mo vado a Fiumicino, faccio una bella live d'accoglienza al calciatore come facevo tanti anni fa, e mi è passata la voglia. Mi ha fatta passare sto giocatore, ragazzi. Non è un giocatore di quelli che mi sveglia e stimola l'entusiasmo. E poi ve lo dico onestamente, lo ribadisco ancora una volta, mi ha proprio spento con questo suo atteggiamento. Ecco, ora non vuol dire che questo deve essere contestato dai tifosi della Lazio, non sto dicendo questo, ci mancherebbe. Però ragazzi miei, posso avere un po' di remore su sto giocatore a livello proprio di spessore umano? C'hai una famiglia, c'hai i figli, devi valutare con la tua famiglia e con i tuoi figli se trasferirti o no. Ma scusa un attimo, ma ci potevi pensare prima di raggiungere accordo con la Lazio? Cioè, fosse arrivata a me un'offerta, prima ne parlavo con la mia famiglia, come è giusto che sia. Poi dopo che avevo preso la decisione con la mia famiglia, prendevo e raggiungevo l'accordo con la Lazio. Questo a me mi fa fare la bocca storta. Speriamo che venga la Lazio, che tutto si sistemi, che la Lazio possa registrare il suo secondo acquisto. Però vi ho detto la mia su sto giocatore, che a me in campo sicuramente mi farà ricredere, però un pochino d'amaro me lo lascia, sono sincero. Ciao.